altri stanno bene, abbiamo recuperato Barber post infortunio dentistico, e quindi la squadra ha lavorato, la squadra è pronta, la squadra è determinata, la squadra è consapevole che sono stati fatti dei passi importanti in avanti nonostante il risultato finale con Venezia, quindi siamo pronti ad andarci a confrontare con un'altra partita veramente tosta. Il coach a caldo ha parlato di rammarico per di tutti naturalmente, squadra, staff tecnico, pubblico, società, a mente serena, a mente fredda invece possiamo parlare di analisi, di valutazione complessiva anche degli errori commessi nel finale. La tua? Faccio una battuta dicendoti che il rammarico post partita è diventata arrabbiatura tosta dopo averla rivista. Detto questo, è chiaro che il bicchiere, nonostante è evidente che bisogna guardare al risultato, però il bicchiere è nettamente più pieno che vuoto dopo la partita di Venezia. È evidente che un errore abbastanza importante a un minuto dalla fine ha un peso specifico diverso rispetto a un errore fatto ovviamente in un primo quarto, però li dobbiamo anche mettere in conto. E squadra del calibro di Venezia ti puniscono, c'è poco da fare. Ci è mancato veramente il centesimo per fare l'euro, dobbiamo aggiungere anche quel centesimo. Questa è l'unica analisi da fare. Però ripeto, se le prime due partite ci avevano detto che non abbiamo fatto 40 minuti di partita e quindi rimane il rammarico di non aver provato a giocare al 100% per 40 minuti, la partita di Venezia dice che per 39 minuti abbiamo fatto quello che dovevamo fare, perché a pallacanestro l'errore fa parte del gioco e vince chi sbaglia meno, non chi non sbaglia. Purtroppo un minuto, il bello della pallacanestro è che bisogna giocare 40 minuti e 39 non sono stati sufficienti contro i campioni d'Italia. Però ripeto, rispetto a due partite dove ne avevamo giocati forse 25-39 minuti, sono un bel passo in avanti. Senti, ma abbiamo detto ieri sera in trasmissione con Capitano, da un lato la sfortuna di avere un calendario iniziale molto duro, molto difficile, dall'altro però per la squadra, per alcuni giocatori in particolare, la consapevolezza della difficoltà generale del campionato, questo è? No, sicuramente anche le partite che verranno post Milano dicono che giocheremo contro squadre di alta classifica, Brescia capolista, Avellino sicuramente avrà velleità da primi quattro posti, e quindi anche se avremo due turni casalinghi saranno altre due partite molto difficili. Sono d'accordo con te che mettere soprattutto i nuovi rookie davanti alla realtà di qual è il livello e qual è l'intensità fisica e anche di mentale richiesta potrebbe aiutarci nell'accelerare questo processo di integrazione e di costruzione della squadra e della chimica di squadra. È ora di dare qualcosa in più, insomma. Siamo sulla buona strada, quindi siamo assolutamente positivi e propositivi. La squadra, ripeto, segue, si allena bene, cresce, e quindi siamo fiduciosi. Vlad, ready to speak about you, just about you. La domanda è questa: rispetto all'anno scorso, più minuti, ma direi in campo più coraggio, più spregiudicatezza, è solo un fatto di utilizzazione, di criteri di utilizzazione di un giocatore, o è la crescita del ragazzo di Blasi? Completamente la season and the season. Moments on the court, but it's not just moments on the court, is you have a different approach, you have more courage, so it's just because you have more minutes on the court or you grow up as player? I don't know, maybe coach can answer this. If I improve something during the summer, maybe because of discipline more, or it's just team different. And but the most important is that I give my best on every practice, and I deserve any minute on the game, and that I help my team to win games. Dice che a questa domanda probabilmente dovrei rispondere io. Lui dice che sicuramente ha lavorato tanto quest'estate da farsi trovare pronto, ma altrettanto dice mi sto allenando duramente ogni giorno e quindi penso di meritare i minuti che sto avendo in campo. Rispondo io adesso alla domanda. Sicuramente la situazione in cui è venuto a trovarsi l'anno scorso non era una situazione facile, però ha capito che quest'anno c'era una diversa aspettativa, un diverso ruolo anche probabilmente ricucito per lui, e si sta facendo trovare pronto, sta crescendo, si sta allenando duro, e questo è il modo migliore chiaramente per migliorare. Dopo Venezia ha lavorato fino a mezzanotte da solo, possiamo sapere perché? After the first game you work alone till midnight, is possible? I was nervous because we lost, and
Maybe if I score one more shot, we win the game. Era molto nervoso dopo la partita e ha detto probabilmente si doveva sfogare. Sì, esatto. Direi che un po' come fu l'anno scorso quando Durant si fermò a tirare i liberi dopo gli altri liberi. Sì. Da parte dell'allenatore, chiaramente finita la partita, purtroppo non si può cambiare quello che è stato, però sono anche segnali di una persona che ci tiene. Volevo dire anche alla LAN di fermarsi a tirare un po' di liberi dopo le partite. Lo stiamo facendo nei tempi e nei modi dovuti. Le prestazioni di questo scorcio di campionato mi sono appunto valse la convocazione in nazionale, te lo aspettava? Do you have any expectation on national team after this first part of the season or has been a surprise for you? I was just working hard and I was hoping that the coach called me on that I will be on the list of 22. But we will see if I will be in the team. I need to keep working and ha lavorato duramente con la speranza di essere in questa lista dei 22 che il coach della nazionale lo chiamasse. Chiaramente essere nei 22 non è essere nella nazionale definitiva, come ho detto, devo semplicemente continuare a lavorare duramente per sperare di ottenere questa opportunità. Senti, una volta mi hai respinto gli auguri per la convocazione dello staff perché non ero ufficiale. Adesso ufficialmente ti faccio gli auguri. Grazie. E i complimenti Massimo. Grazie. Però possiamo dire, riprendendo un po' la domanda anche di Stefano, che questa squadra ha tre persone in nazionale in senso assoluto, cioè tu e Marco nel giro dei 24 e Blas nella sua nazionale. A me è una ragione di soddisfazione e di orgoglio. Spero che lo sia anche per i nostri tifosi e sicuramente lo è per la società. Per noi è scontato, è un grandissimo motivo di orgoglio. Per quanto riguarda me, chiaramente adesso è ufficiale, quindi sono felicissimo. Meo mi ha regalato un altro non sogno. Ti molla, Meo non ti molla. Mi ha regalato un altro sogno. E per quanto riguarda Marco, non più tardi l'ultima volta che ci siamo trovati qui a parlare, vi avevo espresso il mio punto di vista su come sta lavorando e quindi meritatissima la sua convocazione, o meglio, come diceva Blage, anche per l'Italia, una lista di 24 che non sarà poi chiaramente il numero di giocatori che porteremo nella settimana che ci vede impegnati nella doppia partita. E quindi c'è ancora speranza e ancora tempo, quindi insomma adesso deve lavorare per farsi trovare nel pronto per il gruppo finale. Rubo una domanda a Stefano, che dice sempre qual è la chiave di volta della prossima partita. Nel forum come si può vincere? Con i miracoli, col coraggio, con la follia? No, i miracoli li lasciamo a chi li può fare. Esatto, noi siamo tre grandi e quindi noi pensiamo al campo, no? A parte le battute, dare il 100%, questo è scontato, rispettare un piano partita, perché è chiaro che preparare una partita vuol dire punti forti e punti deboli, anche se sono pochi, ma ce li hanno anche loro, e quindi più saremo in grado di esprimere una prestazione di alto livello stando nel nostro piano partita, più avremo chance di giocarcela. Dobbiamo andare con la consapevolezza che non partiamo battuti, si gioca, è una partita, ci aspettiamo delle risposte, ci aspettiamo ancora per qualcuno dei segnali di conferma, per qualcun altro dei segnali di crescita, e vediamo cosa dirà il campo. Parese è andata lì lì anche. Parese ha perso di uno, quindi insomma. Capo d'Orlando dovrebbe tirare alla fine, era più 5. Chiaro che se poi uno guarda la partita di ieri sera, la prestazione che hanno fatto col Fenerbahce campione d'Europa, allora dice è più complicato. Però insomma, penso semplicemente che loro sono un'ottima squadra, non lo scopriamo certo noi, noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, poi vedremo il campo cosa dice.